L'attesa è lunga. C'è qualcuno? Ho fatto tardi? Scusate. <ride> Ragazzoli, scusate, sono appena rientrato dalla spesa e sto morendo. Sono stanco morto, penso di odorare di muflone e di essere quantomeno impresentabile. Quindi ora entrerò in live e sarà molto divertente. Come dire. Farsi vedere in questa maniera <ride> un po' terrificante, devo essere onesto. Ciao Jesus! Ciao. Eh. Ah, guarda quanta bella gente! Ciao Lara, ciao Mary, oh Esteban! Ciao ciao anche a te! Mio caro Emiliano, mio... <ride> ieri ci sei mancato. Ciao ragazzi, eccomi qua. Mi sono vestito come ho potuto al volo, chiedo scusa perché penso di essere davvero terrificante. Mi ha cacciato il GV... Oddio. Non lo apro neanche più, guarda. Volevo... <ride> un po' quello. Allora ragazzuoli, um... di che cosa si parla oggi? Di che cosa si parla oggi? Ovviamente lo sappiamo. Uh, hanno mostrato ieri uh, il primo video in anteprima per PC Gamer la Siege Turtle di End of Dragons, la prossima mount. Per ora l'unica, da quello che sappiamo. Di End of Dragons. E, e niente, ragazzi. Molta gente ha visto solo il trailer. Però io vi ricordo dell'esistenza importantissima. Del, um, dell'articolo perché l'articolo ci dice tutto quello che è davvero importante per quanto riguarda uh, appunto il diciamo così tutto quello che c'è quindi uh, adesso vedrete una cosa molto bella <ride> io devo mangiare devo fare merenda con una cosa molto leggera ovvero un donuts Schifido probabilmente perché sarà ultra chimico Però Sto a stomaco vuoto E mm. Mi sono appena portato tipo 85 kg di spesa Per 20 minuti sparati a piedi E dico solo che mi sta ancora tremando il braccio Pare che tipo che ho l'artrosi so, Eh lo so Allora, estaban lo so è buono però Io c'ho papà a pasticcere Quindi dovete capire che per me quando si parla un po' di, di dolciumi sono un po' di... Un po' rompino Un po rompino. Ma tu quante notifiche sto diventato scemo oggi Allora intiamo, intanto vi apro Twitch anche dal telefono così leggo la chat senza aver diventare matto Si sì. la musica di cioia? Bom, 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 pim, 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 pim. Allora, perché? Twitch, me la dai una mano? Ok, no, comunque, vi dicevo c'è davvero tanto di importante da, da leggere. Per quanto riguarda da Uh, mi si sente l'audio doppio. Ha parlato un po' come Bram. Ok. E c'è molto di, di cui leggere di questa mount Quindi sbrighiamoci ad andare sul sito Vi faccio vedere il trailer Della tartarugona perché Allora io non capisco perché Esteban mi risulta un po' no. Ammetto di essere poco pratico perché Esteban mi appare tutto rosso, non so se voi leggete la sua chat, presumo di sì, non so perché la sua mi risulta rossa a differenza degli altri. Allora, ragazzi, PC Gamer, apro l'articolo trailer che è più importante. Allora, window capture, sistemiamo tutto, allora. è tutto spalancato oggi qui io non, non capisco il perché ogni volta si dà da un sacco di problemi allora riaggiorniamola questa qui voglio come finestrella ok ora ve lo faccio vedere con i potenti mezzi che mi contraddistinguono perché voi sapete sempre che. Eccoci qua. Siete pronti? Siete carichi? Sono magro? Chiaramente non mi vedi sotto, Estban. Eh, non vedi la parte sotto le spalle. Mmm. Mangio. Mmm. Mi muto. Levo la telecamera. Vi presento a chi non l'aveste visto, ma dubito. La Siege Turtle di gv 2 Hundreds of years ago, the nomadic Luxon Armada trained massive turtles to bear weapons of war across the Jade Sea. Now, You can raise your own turtle from an adorable hatchling to a cannon carrying mount. Modern siege turtles are equipped with the latest jade tech advancements, including powerful jump jets and health boosters. Use these tools to lift your turtle across rough terrain and slam your enemies for massive damage. Best of all, there's plenty of room for a friend. Take your favorite siege engineer out for a ride. and make the most of the Allora quanto è bella. Da 1 a 12.000 Allora ragazzuoli questo è il punto, importantissimo per quanto riguarda la, la Siege Turtle, non riesco a togliere la schermata, bene, per quanto riguarda la, la Siege Turtle, è una mount nuova, ora nel caso vi passo il link direttamente uh, dell'articolo di PC Gamer che magari lo traduciamo insieme, metti in caso dovresti fare qualche errore, ve lo metto in chat. E si va un attimo a vedere mh, quante notizie non sono state me messe nel trailer, giustamente perché i trailer devono essere immediati, no? Non possono essere troppo lunghi. Però è anche vero che molta gente non legge. Quindi il, il trailer mostra delle cose bellissime, ma secondo me quello scritto è molto più bello. Quindi direi di tuffarci in questa cosa. Perché sicuramente la tartaruga uh, cammina sott'acqua, questo è poco ma sicuro, uh, invece di nuotare, il che secondo me è un, um, un bel punto um, di forza di questa mount. Anche se sicuramente non servirà a nulla, però, visto che può saltare e può correre, se può fare la stessa cosa, quantomeno simile in acqua, per me non ci sono problemi, visto che si può anche difendere. E così facendo va a rimuovere anche i problemi legati al combat subacqueo per quanto riguarda questa mount, il che effettivamente diventa un terzo modo per approcciare l'acqua in Wars Poi eh, abbiamo visto che va velocissima: la gente si aspettava un'altaruga che andava lentissima, un camion, chi i piedi, e invece va a 2 milioni di chilometri all'ora. E poi può fare quei salti della Madonna. Quindi. C'è da dire che uh, è interessante come, come punto di vista. È interessante. Comunque, io adesso mi metto a leggere l'articolo. Faccio in modo di poter vedere la chat. Allora, considerate questa cosa. Noi proveremo questa mount tra due settimane, credo. Circa, non vorrei dire un errore. È il 3 dicembre, se non mi sbaglio, quindi due settimane circa. Ehm. Uh, ArenaNet l'ha messa a disposizione in anteprima, ovviamente in una beta per la stampa in esclusiva a PC Game Quindi il motivo per cui l'hanno provata è questo E vi ricordo che l'hanno provata comunque in un momento di ancora più beta della nostra beta Cioè, quindi quella che faremo appunto Quindi tenete conto di queste cose, di informazioni um... Sì, Esteban, banner, prima mount da due persone il panda armato No, Emiliano è il pandarmato. Ho, Ho paura. Comunque, l'articolo inizia in questa maniera. Dice eh, Nessun altro MMO fa le mount come lo fa Guild Wars 2. Eh, le creature sono molto di più pe, di un. Eh, diciamo di un. di un, di un aumento no, delle capacità di movimento del giocatore. Eh, ma sono molto di. Oh, ma sono molto di più e sicuramente meno eh, appunto fastidiose. Sono eh, strumenti utili, eh, permettono di risolvere puzzle e di iniziare il combattimento. Ognuna è disegnata per uno scopo ben specifico e, e sono estremamente divertenti da, da utilizzare. Eh, la forza del raptor nei salti lunghi, eh, la, la grazia del, del twirl, no? del, della spirale che fa in volo lo skyscale, e il potere nelle zampe dello Springer eh, sono eh, la, la gioia del movimento. E, e il modo migliore per apprezzare il mondo di questo gioco. Con l'espansione del prossimo anno, End of Dragons, una nuova mount si aggiungerà al gruppo, la Siege Turtle. Uno dei punti importanti delle features di, eh, di questo nuovo progetto, in quanto è una mount a due giocatori. Creata per avere quasi sempre con te un'altra persona, un amico. Eh, è una mount comunque che eh, lì per lì mi aveva creato qualche preoccupazione. Non solo per la grande, diciamo appunto dimensione della stessa. Mh, proprio perché in, in, in confronto alle altre mount sembra un po' fuori, non dico tema, ma un po' fuori, no? diciamo così. Ho scoperto però eh, che le mie paure erano infondate, la CG Turtle risulta davvero molto piacevole ho scoperto che io e il mio copilota Fraser abbiamo avuto eh, appunto un bellissimo modo per fare dei test. Um, dice, non, eh, non, hai, non hai bisogno di molto per poter guidare una CG Turtle. Uh, onestamente, pensando che la creatura fosse molto grande, proprio come fosse un camion, uh, parte effettivamente molto lentamente. Per poi, per poi aumentare velocità, più, più ti muovi uh, in maniera continua. Uh, inoltre, ha anche il suo speedometro, no? il, il, il coso per la velocità. Eh, che si trova al di, al di sopra della barra dell'endurance, eh, un po' come quello dello skyscale per appunto il, il metro di, di volo. E quando tu arrivi ad approcciarti alla fine della barra della velocità e eh, quando entrerai nella zona rossa. Del, del pannello eh, ci sarà questa situazione un po' particolare il, il senso di spinta caricata sarà sempre molto interessante ma eh, muovere la, la CGTR in questo modo con la sua personalità e il suo modo di muoversi aiuta appunto a raggiungere il proprio scopo di divertimento in questa cosa e ehm, bisogna stare attenti perché, appunto, quando raggiungerà la parte finale della roba delle, per la velocità, la, la mount comincerà a driftare e a inchiodarsi. O comunque a sbattere, a sbandare, eh, perché comincia a non avere proprio rispetto del, <ride> di chi la guida. Ehm, allora. È interessante comunque come... Vabbè, facciamo così, finché legge vi faccio un sunto. Um, è interessante vedere, secondo questo, secondo questo giornalista, quanto la Siege Turtle, nonostante sia una mount che sulla carta possa sembrare simile alle altre, si è fatta una sua nicchia comunque all'interno di Guild Wars, ovvero sfrutta dei movimenti già presenti in gioco, come quello della terra, come il Midair e come appunto l'acqua, ma li ha li amplifica a modo suo, li gestisce a modo suo ed è ovvio che poi avendo la possibilità di combattere, essendo questa una mount combattiva, risulterà quanto meno interessante eh, poter andare appunto eh, contro quello che abbiamo intorno e si distingue molto appunto da uno skimmer che eh, galleggia in maniera elegante, da uno skyscale che appunto vola e da uno springer che salta. Um, in generale, una mount del genere risulta quasi svantaggiosa per attraversare uno spazio a livello concettuale, quando poi, in realtà, comandandola è uno dei migliori tools no, che tu potresti avere. Eh, ma il suo meglio la tartaruga lo dà durante le sue combat utility infatti a differenza delle altre mount che vengono appunto despawnate quando fanno la skill di ingaggio la tartaruga rimane in campo e tu puoi rimanere su di lei e iniziare eh, uno scontro per il guidatore questo vuol dire degli slam attack quindi presumo siano eh, delle zampate avanti che fa la, la tartaruga eh, che fanno molto danno eh, a gruppi di nemici eh, che hanno però dei cooldown relativamente lunghi. Eh, ma per sbloccare il vero combattimento di questa mount, il vero potenziale, hai bisogno di un copilota. Allora, il player che eh, spawna la Striger Turtle sarà il guidatore, mentre eh, tu puoi essere trasportato dall'altro giocatore che sia nel tuo partner o nella tua squad. E il tuo lavoro sarà quello di essere il gunner quindi dovrai spammare intorno a te target ground target eh, siege blast quindi attacchi terreni no, da, eh, da proiettili da cannoni eh, che appunto cominceranno a cioè, faranno un discreto danno eh, io posso dirvi che ogni colpo circa leva 7000 eh, per target Uh, la cosa interessante sta nel fatto che il, la tartaruga risulterà risulta essere buona contro un certo tipo di nemici in alcuni encounter e ovviamente svantaggiosa contro incontro altri. C'è anche da dire che ovviamente un combattimento prolungato con la tartaruga non è comunque consigliato, perché sicuramente poi scendere dalla mount e menare con le proprie armi è sicuramente una cosa molto più efficiente in termini di DPS. Uh, l'idea è che la Siege Turtle dovrebbe dare un grand burst damage iniziale all'incontro in, uh, all e poi appunto permettere al giocatore di uh, combattere. Ciao mazzo, benvenuto. La cosa buona è che la Mount di per sé ha una grande barra della vita, visto che può contare su 40.000 k... 40.000 k... No, scusate, 40 k di... Uh, di health bar. E ha una sua eh, barra del, della break bar, così da non essere dismontato. C'è una Rotus eh, da essere dismontato quando appunto ti colpisce. La sensazione è quella di essere su una mount estremamente tankosa, ma non invulnerabile. E questa ma, probabilmente è una delle cose migliori che si può fare, in quanto sicuramente questa mount sarà una cosa chiave, ma non deve essere rotta in tutti i sensi. Inoltre è giusto ricordare quanto tutti i giocatori precedenti End of Dragons, quindi che hanno tutto quello legato alla Living World Season 4, hanno accesso a tutta una serie di skill sulla mount che molti altri giocatori non avranno, che gli permette fondamentalmente di avere delle cose in più che con questa mount possono funzionare in modo diverso. Effettivamente ragazzi il Bond of Vigor, il Bond, quello della, della, della vita e la stealth... In questa mount possono essere comunque diversi secondo me dalle altre. Quindi specialmente quella della vita perché è difficile che si andrà downed però recuperare doppia vita o comunque full vita e praticamente anche la... come si chiama? La vigor non sarà male secondo me queste tartaruga potranno correre per un bel po'. Recupero un attimo, Baxen in chat. Comunque, non so se avete fatto caso quando è complessa l'animazione della tartaruga. Addirittura il movimento delle zampe lo hanno scomposto in submovimenti gamba, piede e dita che si muovono separatamente e con movimenti diversi. Nel trailer si vede bene, davvero ben fatto. Sì, Baxen, se ti ricordi, questa cosa era stata detta in parte, non proprio così come hai detto tu, anche io comunque l'avevo notata durante la live stream di luglio cioè il, il, il dev che ha creato la tartaruga ha detto che ha guardato per mesi immagini di tartarughe che camminano per evitare situazioni dove la tartaruga facesse animazioni rotte comunque di clipping di appoggio del piede quindi c'è da dire che sicuramente c'è un bel lavoro dietro sicuramente tra le mount più curate soprattutto perché deve correre non camminare perché anche quello è il punto Best job ever Probabilmente sì Cioè nel senso uh, I like turtles No però ragazzi ehm, Effettivamente se questa mount Deve essere comunque una Features chiave Forse tra le più importanti Anzi L'abbiamo forse Tra le più importanti di questa espansione C'è poco da fare Deve essere fatta bene Un po' come lo skyscale Non puoi pretendere che Non ci sia una cura migliore di un raptor Cioè è ovvio che sarà fatto mille volte meglio questa tartaruga ha dei pregi. Mi sfugge sulla carta quanto sarà utile effettivamente in gioco, visto che eh, tanti altri avranno altre, eh, anima cioè, altre mount più essenziali. Bisogna vedere quanto il combat mount diventerà utile. Se sarà utilizzabile quantomeno in alcuni eh, encounter di Raid, magari tipo nella Wing 5. Ciao, Dresna. Quindi, nel senso, c'è tanta, tanta scelta per quanto riguarda questa mount, secondo me. Quindi, possiamo stare quantomeno tranquilli al riguardo, onestamente, perché c'è. Eh, Cioia ha cercato di fare. <ride> Invasione di campo. Insomma, sono davvero molto contento. Se, tra, se un po' mi dispiace del, della mancanza dei tengu e di altre cose, l'idea di una mount del genere è tanta roba. Sì, infatti io ancora non ho compreso Skiff e Turtle, perché dovrei usarli al posto della Manta o di un rotolottero? Allora, um, io penso questo. Penso questo in maniera molto stupidamente, eh, Emiliano. Uh, ricordati che End of Dragons è la prima espansione venduta anche separatamente. Quindi la Siege Turtle e lo Skiffs, per noi giocatori veterani, aggiungono scelta a delle cose che forse già, già possiamo fare a gente che viene da capo totalmente nuova nel gioco invece gli dai quelli che sono secondo me tra i movimenti principali del gioco uh, ma uh, senza senza secondo me fare cose troppo complicate nel senso che Um, un giocatore che ha bisogno della Manta accanta. Ma non ha Path Fire e non se la vuole comprare. Almeno lo schifo. Sulla carta però, la Manta è meglio, ricordatevi questa cosa. È anche vero che um, c'è il discorso molto semplice. Dell'utilità. La Manta è stata fatta per un motivo. E ciao, Cioia. E lo schifo per un altro. Lo schifo sarà molto più legato alla meccanica della, della pesca. Che comunque è diventato. È diventata Voi non vuoi una feature molto grande di End of Dragons. Ci stanno puntando tanto, tanto anche su quello. E eh, se no, un po' sbagliano. Però quello. La differenza tra questo coso e il rotolottero. Eh, sono comunque a scopo diverso. Il rotolottero comunque serve per fare delle gare. È una mount da divertimento puro, non, in generale non serve neanche per esplorare troppo. Questa tartaruga, secondo me, potrà servire forse un po' di più in senso di esplorazione. Però ripeto, è comunque una mount combattiva, quindi potrebbe quantomeno essere un po' più utile da utilizzare in game. Um, sulla carta, se questa tartaruga riesce ad andare sparata in una direzione, ma non perdere troppo il controllo, senza esagerare troppo con la velocità. Forse conviene più questa di un, di un Raptor, no? Onestamente. Però. Anche perché poi, ragazzi, diciamo questa cosa: con Path of Fire una Mount segreta l'hanno messa. Lo faranno anche con End of Dragons? Le gare di tartarughe sarebbe divertente, mazzo. Onestamente, sarebbe divertente anche quello, secondo me. Però, come dire, c'è da far presente tante informazioni, secondo me, in questo caso, eh, ragazzi. Cioè, la tartaruga. È... Per come sono fatto io. È... è tutto molto bello. Cioè, questa tartaruga è fantastica, è perfetta, è bellissima. Però, come, come sempre, in questo gioco, serve. Probabilmente no. Però proprio perché non serve a volte servono mettiamole in questo modo. Vediamo se riesco a fare una cosetta. Allora Norotus ci dice che col fatto che driftano e che driftare fa ricaricare alcune cose più velocemente ci sarà dei divertirsi. Ma se questa anche driftando si ricarica sarà divertente, eh. Baxen, che, un, che uno prima pensava mount volante, acqua di terra, perché non tutti e tre si girtarto bene, quindi l'ipotetica seconda mount nascosta ha ancora senso? Secondo me sì. Baxen, se vogliono fare delle mount fatte come si deve, visto la complessità probabilmente nel realizzare movimenti di mount del genere, io ti dico Forza End of Dragons ha come peculiarità le mount legate a, al fattore multiplayer. Anche lo skiff, come ho detto nel mio, nel mio ultimo video, um, si è confermato essere a tutti gli effetti una mount. So che è un paragone stupido perché uh, è palesemente era una mount, non è che c'era qualcosa di diverso. Però c'è da dire che... Uh, la nave eh, ha sostituito il doppio skyscale nel pannello dei dev la barca scusate quindi è effettivamente una mount a tutti gli effetti è vocabile come una mount e fa parte dello stesso sistema quindi è la, la barca una sostituta della, della manta la tartaruga è una sostituta del raptor e del, giacal del giacallo dello sciacallo secondo me quindi che cosa manca all'appello anzi neanche Jagal e raptor di tutte le mountain terrene a questo punto quindi anche il coniglio forse e probabilmente anche i roller beetle e le worklaw manca un aspetto solo L'Orotus ci dice: Credo che in campo del serve è stato scoperto con Puff. In notte ci hanno dato un asse, più, un asse più su cui giocare. Aggiungendo verticalità, con Puff ci hanno dato la possibilità di muoverci liberamente e rapidamente in ogni dimensione del gioco. Difficile trovare qualcos'altro di utile con la nuova espansione. È proprio questo la sfida principale di questa EOD, in my opinion. Sì, è vero, questo è verissimo. Baxen, no, ma secondo me sta roba l'hanno artefatta perché nella prima live la barca aveva un pannello ad hoc sulla parte sinistra della tab. Vero anche questo, però um, forse si sono resi conto che è troppo. Cioè non è, che, non è che è troppo complesso, forse è scomodo da utilizzare. Cioè, effettivamente, la barca è una, mount, è una manta a 5 posti. Quindi io non, non capisco perché andarsi a impelagare separandola dagli animali. Semplicemente perché non è viva. Ma dai, su. A questo punto quello. Però onestamente, se vogliono fare le cose fatte bene, 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 bene secondo me potrebbero quantomeno ehm, mettere o in maniera nascosta o nelle fasi successive di End of Dragons, postume, magari nelle Living, una mount volante da due. Almeno. È una manta che non affonda. Ciao, Delfino da Suga, e ciao, state calmi è quello delfino da sugo, sì, sicur sicuramente è quello. Nel momento cioè, quello che ha detto Norotus e l'aggiunta di delfino da sugo sono secondo me le cose più importanti uh, proprio per tener conto del, del marketing attuale, non potendo espandere ancora di più le, le, le possibilità del giocatore uh, visto che la libertà è arrivata con Puff, ma la verticalità con hot In EOD mi dai entrambe, ma Proprio alla massima potenza. Non solo, qualcuno può venire con te. Quindi quello sarà il forte. C'è da, da, da vedere quanto forte. Perché io vi ricordo, e eh, io se ne era già parlato forse qualche settimana fa, anzi, forse mesi che nella Living World Season 4 era stata programmata una mount multiplayer. Quindi è una cosa che hanno in mente da un bel po'. Vi ricordo il rinoceronte, quello, quello inquest. Che poi è stato cancellato Per qualche motivo Che non sappiamo Tuttavia, sapendo che tutta la Season 4 Ha una trama legata agli Inquest E a Flant Ma è portato avanti Direi che va bene Però sicuramente è quello io per esempio con la mia ragazza che ha solo il gioco base mi divertirò a scollarzala in giro. Ma sicuramente, cioè, nel senso. È, è tanto anche quello. Voglio vedere però, delfino, se questo fattore di portare un'altra persona al di fuori dell'esplorazione e del roleplay che i giocatori come me o Emiliano o Mazzo possono avere. Eh, visto che sono quelli che stanno rispondendo un po' più, 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 più regolari. C'è anche da dire se servirà a livello combattivo. Perché anche quello. Onestamente si stanno avvicinando molto a Final Fantasy XIV su alcune cose. Perché Final Fantasy XIV è un MMO sicuramente molto bello che premia molto il giocatore con cose molto semplici che hai. GV invece è l'esatto contrario. È sì molto bello, ma le cose più basilari del gioco spesso non sono fattibili. Ancora oggi per sedersi su delle sedie noi abbiamo un sistema molto scomodo secondo me. A differenza di un altro MMO, come potrebbe essere ai tempi Vindictus o un Black Desert. Però è anche vero che hanno scelto un metodo di diverso di, di lavoro e di come dire, di promozione, no? Anche proprio di, di, di capacità. Sembra che stiano riuscendo a beccare questi campi inesplorati che apportano cose interessanti, però è da capire quanto riusciranno a spremerci da queste nuove features. Da queste nuove features purtroppo ci spremeranno. E il discorso che io ho paura, Norotus, non è tanto il discorso quanto spremi, perché io che sono un giocatore veterano, ma forse anche te immagino, come anche tanti altri qua in chat, la skin della barca o della tartaruga Se la comprano Me le comprerò A me ogni volta che metteranno qualcosa di cinese O giapponese o coreano allo store Me lo compro Perché l'Oriente è la mia passione È ovvio che Però se tu devi vendere l'espansione Le features che metti Devono essere tanto Tanto mh, Si chiama Bellescone, no? È come andare a pescare squali Tirando pezzi di vacca in entrare in mare Devi attirare le... Esattamente purtroppo è vero by qualsiasi cosa <ride> Cioè è quello il punto Il mio problema secondo me attualmente con questo discorso di ArenaNet È il fatto che secondo me stanno mostrando Cioè il marketing è molto migliorato Ma tantissimo Mi chiedo quanto basti alla gente Perché attualmente come features dell'espansione abbiamo quattro mappe Che sì sono bellissime Fino adesso, l'abbiamo visto. Però, un'altra un la vediamo questa sera. Però, eh, non... Ehm, cioè, le mappe è normale. Abbiamo una mount, una barca, la pesca. Le strike mission e le elite spec. Io che sono, ripeto, giocatore veterano... E mi sono fatto le mie aspettative per l'espansione... E poi ho decise di non seguirle perché sapevo che ci sarei rimasto male... Quello che sto vedendo per ora è un buon prodotto fatto e finito uh, e ben creato. Per tanta altra gente però quello che stanno facendo adesso non è abbastanza. Ah scusami Norotus dice proprio in termini di engagement dei giocatori. Eh allora abbiamo parlato della stessa cosa adesso. Sì, a questo punto aspetta, stiamo, stiamo calmi eh, se, se dici così, immagino tu abbia visto gli sconti di Death Shaman che ha messo nel datamine Aspetti Ci può essere anche il sorpresone stile grifone Tommy, io me lo spero Io me lo spero, non tanto un'ultima mappa, io mi spero una mount volante da due Non so cosa potrebbe essere accanto, un drago Un altro Però io mi aspetto qualcosa del genere Essendo molto tecnologica potrebbe essere anche altro Però il punto è sempre quello ragazzi Cioè mm, Una finisce in biposto Cioè già il pet del ranger Oddio è vero che il ranger si prende già la tartaruga Si gioca anche come pet Che questa secondo me ragazzi non è una grande idea Devo essere onesto Però questo è un altro discorso Il pet del ranger che è la mount che comandi Mi dà un po' fastidio Perché a questo punto voglio tutte le mount al ritroso. Dammele, cioè. Me ne dai solo una. Mi fa un po' scappellare la, la faccia. Non so perché ho detto scappellare, ma. Eh, avete capito, no? Il punto è che eh, Neurotus ha toccato un termine. Un, un tema molto importante. È il discorso di quanto ci terranno occupati. A me mi terranno occupato. Ma. Stiamo calmi. Eh... quanto mi fa ridere il tuo nome? Eh, il discorso degli, degli, degli animali sacri l'hanno toccato in mille modi fino a questo punto. E. Ma fanno un po' come gli pare. Cioè, nel senso, anche la tartaruga lo è. Quindi, cioè faccio questo esempio. I quattro animali sacri degli elementi sono la tartaruga di terra, il Kirin dell'acqua, la fenice di fuoco. e eh... No, cosa sto dicendo? Scusatemi, sono la tigre, eh, la tartaruga, il drago e la fenice. Correggetemi se sbaglio, quindi eh, l'hanno già toccata con la mount. Un'altra cosa che ti dico è che il ranger del pet si prende 3 animali sacri su 4 perché abbiamo la fenice, la tigre bianca. La tartaruga, siege turtle, cucciola, che anche qui, vabbè, il commander ha cioè, già la tartaruga gigante come mount e poi deve portarsi dietro il cucciolo per combattere il male, Boh, non so, mi fa ride, anche se vabbè, sono sempre i cuccioli con le pet, eh, i pet del ranger. E poi eh, l'ultima cosa che mi viene in mente è che gli hanno dato il wallows, che fondamentalmente è un maiale, cioè, cioè wallows vuol dire tipo, Mammifero di fango, mammifero acquitrinoso, quindi sono quelle di GV1, sono, si sono visti nel trailer di, di Echobald, sono un po' sta sorta di maiali spinosi d'acqua, però anche lì non è un Kirin e non è un drago, quindi ehm, lo sguazzamuffa è il nome italiano di GV1, <ride> quindi cioè è orrendo. Come pet, è terrificante, ragazzi. Orrendo. Io speravo qualcosa di figo. Eh? Un bel rettilone in Drake. Eh? Sto schifo così. Quindi, eh, vogliamo parlare della lore della tartaruga? Eh, la lore della tartaruga. Io penso che ne sappiamo di più oggi, eh, Emiliano. Col fatto che parlano di JC. Alla fine, da lì viene. I Luxon. I Luxon, i Luxon hanno. Uh, hanno dire hanno preso un po la via della tecnologia <ride> no allora onestamente ci sono pezzi più brutti anche perché poi spesso sono utilissimi è ovvio che nel momento in cui tu me ne metti 5 uh, in tutte le espansioni il fatto che me ne metti 4 un po mi fa girare i coglioni onestamente e poi, ripeto, mettermi un pet dedicato e così forte a uh, una mount e a una delle due fazioni un po' mi dispiace. Perché ho il pet Luxon. O ho, ho, ho la tigre che è Diegovald, per carità. Però, non lo so, cioè, avrei fatto qualcos'altro. Io avrei messo la fenice, la tigre bianca... Probabilmente un panda visto che già c'è il modello in game e in Gv1 mi pare c'erano i panda un po' di una stronzata E poi avrei messo altri animali come il kirin o qualcosa un po' più di innovativo onestamente Ragazzi basta questo sguazzamuffa ve lo buco giuro su dio vado in Neod, lo tamo e lo butto giù da un burrone c'era anche il granchio, sì, ma non, sì, molta gente si è lamentata che il granchio non l'hanno messo. Però anche lì ci sono i modelli di granchio in game. Però chiaramente magari fare alcune cose non è... Io capisco tutti e sono un ranger che rompe le palle. Io anche di Elona mi sono lamentato. Perché in game ci sono i leoni come modello. Leoni che vengono usati poco o niente, come modello in game, a Luna, ti danno il Sand Lion. Solo maschio. Ma vaffanculo. Cioè, è un po', come dire, mi fa un po' in carta pecorine, per come sono fatto io. Però. Poi l'Iboga, la Giacaranda, cioè... Tutti i pet anche interessanti e utili, però io punto un po' anche al discorso della bellezza. Le piante senzienti per me non sono animali. Però ripeto. Lo capisco, eh? nel senso eh, sono comunque creature iconiche di questa zona. Avrei messo un pet nuovo, però. Per tipologia. I quattro pet di Eod sono animali tecnicamente già noti. Anche se non tutti i pet GV1. Però, lo ripeto, mi dai come, come pet di GV una tartaruga che è fondamentalmente anche la mount che andrò a cavalcare. Una mount combattiva. Perché il cucciolo dovrebbe essere più interessante di quella gigante che cavalco e sparo con i cannoni? La tartaruga noi dobbiamo allevarla, sì, ma io questo è un ranger che faccio allevo 2. Una che mi rimane sempre piccola e una che la lancio in campo quando la cavalco. Cioè, è questo... Sono, ripeto, sono stronzate e mi sto attaccando a delle fisime minchionissime Però, eh, ripeto, a questo punto io avrei messo un altro, anima un altro animale a differenza della, della tartaruga Vabbè, che sì, ho capito che è tenera Emilia Però ci devo ammazzare le cose Cioè, io lo capisco È vero che tutti i pet del ranger sono juvenile Quindi sono giovanili, sono piccolini, sono adolescenti Però... Non è che posso mandare in campo un cucciolo di gallina perché è bellino e quando dietro c'ho il velociraptor che è pronto a ammazzare le cose. Maestro Splinter, hai scritto che le tartarughe trebbero... no, sicuramente avrà No, sicuramente Emiliano avrà la versione giovane della tartaruga, però ehm, mi chiedo, a livello proprio di lore del gioco... Perché io, Commander, Ranger, devo utilizzare una tartaruga adolescente quando ne ho un'adulta già a mio servizio? Che è palesemente più forte. Perché ha dei cazzo di cannoni al plasma sulla schiena. Non lo so, mi sembra stupido onestamente. Ma tantissimo, come dico. Ma magari, ripeto, sono io... Cioè, ne nel, nel gruppone delle mount ci stava anche bene. Eh, però... No, quello dice Mazzo anche ha senso, cioè, tutta roba tipo anche, cioè, è tutta roba a tema, va benissimo, non è quello il problema. Però i pet sono quattro. Ci sai, fossero stati 5, tre vecchi, uno unico e l'altro unico è un po' un easter egg, mi sta anche bene. Così con 4 in questa maniera un po' un po' mi smoscia, devo questo onesto. Però ripeto, sono io che rompo le palle, eh? sono io il problema. Non è GV. Sono io che rompo il cazzo. Qui alzo le mani e è ovvio che qua cioè quello sfasato su io non siete voi ma tanto sfasato sono io Vediamo se riesco a fare una vediamo se riesco a fare una bella cosina Ora vi leggo subito in chat, ragazzi. Leggo un attimo una cosa perché sto cercando di. Come sempre, io scapoccio. Non potete capire quanto per il fatto che a me il um... Twitch fa una fatica immane ogni volta a fare la, wi la window capture. Non mi prende mai le finestre che gli dico io, non gliela fa a trovarle proprio. Anzi, Norotus, se hai un consiglio dimmelo perché io ogni volta scapoccio per far venire cose dentro scemo. Allora, io la mia me la terrò piccolina. Non avrò la stage turtle perché mi rifiuto di farla digevolvere. evolvere. Eh, fai male, fai male. Ora che ci penso, avevi, avrei detto che la Sartarugona grande sarebbe troppo grande per muoversi bene, ma poi ricordo che sarebbe una mount, e quindi si muove meglio di un pet a velocità PG. Sicuramente, sicuramente. Sarà divertente, secondo me, onestamente, vedere la Tartarugona in Cortiria. Dove il mondo è fatto non per le mount. Tanto più. Eh... Mi dice, non così grosse. Eh, lo stesso problema con io, Jacopo. Cioè, prima mi prende la finestra. E poi non me la prende. Poi si dimentica. Poi dice, oh, forse la faccio prendere. Adesso sto diventando scemo. Ma tipo, se faccio così, no? Ti piace? No. Mamma che brutta cosa. Vediamo se poi si sistema. Va. Magari provo a fare anche l'altro. Magari riesco a prendere la finestra che dico io. Tanto poi, sono lo stesso. Però il GV2 me l'ha preso. La oddio, la tartaruga nel labirinto di Halloween. Oddio, che cosa mi hai ricordato? Vabbè, ma sai, sai che è figata abbattere tutto camminando? Bisogna tener conto di questa cosa. Da febbraio, ragazzuole, ci sarà molto di cui divertirsi. In virtù del... Uh, come dire... Ogni cosa che faremo si risulterà nuova Con la tartaruga Il che Non è per niente un difetto Secondo me Ma proprio mai nella vita Vediamo se riesco a chiudere e a riaprire. Magari gli piace, magari no. Perché, ragazzuoli, vorrei fare. Visto che ormai mi sono sbizzarrito in questo, vorrei quantomeno cercare di um, rifare una tier list come l'altro giorno. Però è di roba vecchia oggi. Non ho ancora preparato quella sui personaggi. Perché potre... quella sui personaggi, ragazzi, penso che ci vorrà una serata, ma tipo quattro ore per farla tutta. Se la vogliamo fare in metodo mio, da psicotico, facciamo tutto perfetto al 100%. Però, come dire, facciamo così. allora Allora, io. Apro questa cosa qui, la presentation mode. Tu 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 tu. gli piace. Vabbè, così adesso va bene. Prima no, ma porca pupazza. Io sta cosa non la capisco. Allora, ragazzuoli, allora, mi sposto un attimo la faccia in un punto diverso. Mettiamoci qui su che non andrò a farsi da nessuno. Partendo dal presupposto che non farò tutto quello che vedete su schermo perché no famo domani, perché sono le 6 e io tra un pochino vorrei staccare perché devo andare a scuola guida. Perché sì, a 31 anni ho la patente, ve lo ricordo Ma, ma Cosa importante Oggi vorrei fare La, la tier list Se vi va Delle elite spec di POF Dopo quelle di EOD uh, Greta Approved Eh lo so, ma infatti mi sto prendendo la macchina adesso Quindi Greta è un po' messa in cula, no è Approved però, eh... mi sento, mi sento gio gioviale quando dico che non ho la patente. La gente mi guarda stranissimo. Ma eh, sapete qual è il discorso a Roma non mi serviva. Quando lavoravo e tutto il resto, era sempre più comodo andare. Con i mezzi pubblici. Sicuramente avere la macchina è comodo, eh. Però ho avuto un lavoro molto stabile solamente nel 2019 per potermela, per potermela permettere. Quindi. Quello, ciao Leonard. Oddio, che è vero. Ora tu vivi nei Paesi Bassi, è bellissimo. Io ci ho lasciato il cuore lì, mamma mia, a Northwick. Che bello, quanto mi è piaciuto quel posto. No, non avevi scritto Leonard, birbante. Allora, ragazzuoli, io direi per una questione di. Manco farla apposta. Partiamo dal basso, ok? Guarda, eh, volentieri. Non Partiamo dal basso. Partiamo dal Renegade. Poi c'è il Firebrand. Lo Spellbreaker. Il Mirage. Il Weaver. Lo Scourge. L'Orosmith. Il the dai E in ultimo, come sempre, il Ranger. Ok? Prima di iniziare, se qualcuno non si ricorda l'ultima volta, faccio una classifica dell'Elite Spec. Secondo il mio parere, quindi è un parere pesantemente uh, dal mio punto di vista, in, proprio in toto: cioè nel senso, non mi importa niente se a voi piacciono le cose o non vi piacciono, io le metto come pare a me. È ovvio che, uh, io non conosco il <ride> gioco. È ovvio che uh, voglio sapere anche il vostro parere. Farò un piccolo discorso per ogni spec. Cominciamo però con un discorso più generale. Ora lasciamo un attimo Eod che ci torneremo poi nella prossima live la prossima settimana. Visto che stasera alle 9 c'è la, la live di JC. Che cosa penso in generale? Uh, eh, non, non l'ho fatto io. Questo, questo bundle: sì, questo bundle, questo template non l'ho fatto io. Quello dell'altra volta, sì. Questo non l'ho fatto io. Quello Questo l'ho preso, credo, da avuto un po' se non vorrei dire una stronzata. Visto che le sta facendo tantissimo anche lui le... le tier list E quindi sono messi un po' a cazzo di cane Ma eh, utilizzerò questo template per, per più cose Io farò quello per i personaggi Perché quello di Voodoo non mi piace Perché non tiene conto di niente praticamente Tiene conto solamente di 5 personaggi in croce E GV una tipo 8000 E allora direi che sarà molto più divertente quella Ci prendiamo tipo no, una live di 6 ore per farla in generale Path of Fire all'inizio quando uscì fuori le prime beta con le classi e poi l'espansione vera e propria Devo essere onesto, l'elite spec non me ne ti acque una Sulla carta almeno non mi facevano impazzire L'idea era sempre bellina, tipo anche sul beast che è il mio main mi piaceva molto Ma poi sulla carta non mi rendevano molto bene eh, su alcune cose Ci ho messo tanto tempo per apprezzarle e tanto tempo per capirle è anche vero che ArenaNet si è presa molto tempo per buildarle dopo la loro release mi viene per esempio da pensare al Dead Eye che ha avuto dei cambi molto drastici già un mese dopo l'arrivo in game quindi partiamo dal basso con il Renegade che questa icona qui lo metto per ora in B ma non perché penso sia B eh. allora dovete sapere che io non apprezzo molto i revenanti in generale Um, ma non perché è una brutta classe per me perché l'Herald è il prossimo Vindicator come vi ricordo non è che alla fine mi, sono, mi dispiacciono però di per sé eh, il Revenant ha portato con sé un po' di problematiche di gestione una classe che ha avuto proprio dei problemi di, di creazione che ha dato eh, grossi intoppi al gioco ancora oggi si porta un po' di queste problematiche e sono le specche Elite poi a fixare questi problemi del Revenant. Quindi. Il Renegade mi interessa. Credo che abbia però la lore più povera tra tutte quelle presenti in Path of Fire, in quanto è legato al personaggio di Kalla Scorso Razor, Che è molto più legato agli Aulmakan. Che è sempre Living World Season 4. Quindi è sempre Elona. Ma non ha nulla a che fare con Elona durante l'epoca di Balthazar. Quindi. Um... La, la trama è quella che mi ha interessato meno. Eh, poi Renegade è un nome molto char. Viene dai Renegati, rinne, quelli che sono anche ad Ascalon. Insomma, speravo ci fossero più collegamenti in quel senso. Così non è stato. Molto importante però per il, per il metagame. Credo che necessiti di essere nerfato uh, come classe, sebbene sia utilissimo perché fa troppe cose bene anche lui. Forse l'Alacrity a 10 per EOD potrebbe tornare utile se la mettesse a 5. Se no ho paura per gli altri uh, Alacrity giver, diciamo così, uh, che arriveranno come lo Specter e il Mechanist. Uh, anche se il Mechanist forse riesce a tenere senza problemi come il Renegade, però lo Specter che mette anche lui Alacrity, secondo me, ha bisogno un po' più di spazio. Abbassare il Renegade non è male. Nonostante questo... L'arma dell'arco del, dell corto non mi dispiace per come la usa lui, e quindi voi dove lo mettereste il Reverend? Haremos un Pensavo che era tornata a casa la, la mia ragazza, ma non Non è così. C Ho le allucinazioni. Ecco, Tori. Ciao Leonardo, ci vediamo. Revanant non calcolato, davvero? Così tanto male, Emiliano, non ti piace? Io il Revanant l'ho rivalutato molto in icebruzzaga, Saga, eh? Devo essere onesto. Perché prima, allora io ho avuto Oddio scusate Io ho un revenant da um, Il giorno di uscita di 8. Grazie Leo E però non ho mai realmente utilizzato Anzi guarda ve lo faccio anche vedere nel caso <ride> Tranquillo Potrei sorprenderti con il buio io onestamente ragazzi sono un po' combattuto su, su Renegade. Penso che lo metterò come fu per l'altra live, la categoria B è la mediocrità per me, ma non in senso negativo, è quel non mi fa schifo, ma neanche mi piace. Anche io penso, eh, Emiliano. Quindi io quasi quasi lo lascio in B. Che abbiamo detto che erano i B dimenticati. Com'era? La gente dimenticata. Non so voi cosa ne pensate. Ma adesso c'è il firebrand il firebrand. Il firebrand. Allora, intanto facciamo questa cosa, vi faccio vedere al volo. Giusto di estetica, mentre si discute sul firebrand. I miei Re revenant, allora, il firebrand. Anche lui sulla carta non mi piacque, lei la Renegade. Sulla carta non mi piacque neanche, neanche lui all'inizio, perché l'ascia non mi faceva impazzire come arma sui Guardian, avrei voluto qualcosa di più curatore e quando invece uscì fuori all'inizio, Caracondi non mi faceva impazzire, ma perché venivo da mesi e mesi e mesi giocati con... con... Il um, Dragon Hunter in competitive, dove ero quasi condition. Mettiamolo in questa maniera: ah, devo togliere gli accessori leggendari ora che lo posso fare. Ma questa è la mia Revenant, la mia Renegade, è la più giovane che ho, effettivamente. Di personaggio con le Volcanic Stone Caller come armi. Uno si fa a guardarmi <ride> e mentre l'altro revenant ora vi ve faccio vedere quindi il punto è che il firebrand ben presto però si è costruito una sua gigantesca nicchia non piccola non grande di più enorme Un... una voragine da dove deriva solo lui il Firebrand è sicuramente al 100% secondo me la classe che più di tutte va nerfata prima di End of Dragons. Deve essere nerfato. <ride> Assolutamente. Uh, nel frattempo, vi mostro il mio Herald. Che è, è in questo modo per un discorso di roleplay. Che era un cattivo del passato. Firebrand è molto usato sì, anche in Www è usato anche molto in PvP. Cioè, nel senso, il discorso è sempre quello. Il firebrand si è rivelato essere rotto in più aspetti. Forse anche troppi, secondo me. E attualmente con anche il fattore che mette Quickness, che cura, che supporta, che ha blocchi. È troppa roba per una classe. È troppa roba. Quindi. Ma questo non toglie il fatto che il Guardian rimanga il mio secondo main. Quindi, 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 io vi dico che. Il Firebrand secondo me Un bel posto alto se lo prende Almeno la A per ora gliela do Tenendo di conto il fatto che debba essere comunque nerfato eh? Però è eh, unforgettable Diciamo così secondo me eh, eh, Se tu pensi a Puff, pensi subito al Firebrand Perché fu anche il primo ad essere mostrato se non mi sbaglio Lo Spellbreaker Al momento ne ho due Ma semplicemente perché questo è un personaggio chiave Quindi il mio Warrior è lui No, uno solo perché il Warrior non è una mia classe per niente, manca a pagarlo. E... Lo Spellbreaker, sulla carta mi piace molto, mi piacque molto, il trailer che fecero su questa classe non mi eh, disturbò affatto, tutt'altro. Eh, ritengo però che fu... Cioè, il, il fatto che in PvE non abbia tutta questa giocabilità un po' mi dispiace. So per certo però che in WWW, in PvP va per la maggiore, l'ho usato per un periodo, è divertente, è piacevole e avvicina un filo il Warrior al Guardian, che per me è un gran pregio per il Warrior e soprattutto, e soprattutto è tra le classi che ha la lore migliore. Perché il fatto che utilizzi due Daghe che sono fondamentalmente la spear spezzata, del come si dice del, del lancia del sole è davvero molto bella. Secondo me, c'è poco da fare. Non lo uso tantissimo. Perché non lo uso tantissimo perché è un warrior. Ripeto, il warrior non è una delle mie classi. Però, ripeto, è una delle classi che sulla carta secondo me ha tanto potenziale. Uh, proprio a livello anche di, di narrativa, lo metto nella Penso che con of Fire saranno molto alte secondo me le, eh, le valutazioni di queste cose perché hanno fatto un bel lavoro alla fine. Mirage, Mirage. Eh, il mirage. mirage, Mirage, Mirage. Il Mirage è una di quelle classiche fatico. A comprendere um, perché, come ho specificato più volte, il Mesmer non è una cosa per me. Però il Mirage, che avevo anch'esso da moltissimo tempo, è diventato quantomeno interessante per me da quando l'hanno trasformato. Esattamente riscoperto in un secondo momento, anche io. Io ho apprezzato tantissimo Emiliano la balance del 11 maggio 2021 dove il mirage è divenuto un support condi che dà l'acriti e onestamente giocare full staff senza rotation che obbligano a interrompere la propria skill Uh, ogni volta come era prima, onestamente, mi faceva impazzire. Mai usato in competitivo se non forse un paio di volte. In generale. Ritengo che sia una delle lead spec che abbia sofferto di più per l'epoca Fire visto che era alla fine molto potente in conti damage, ma perché era rotto. Mi ricordo in raid si usava tantissimo. C'era l'encounter dei Largos dove si usavano solamente loro non è proprio al 100% una grande idea secondo me però c'è da dire che uh, non so mm, è una bella elite riscoperto apprezzato ma sulla cioè ma alla fine non amato nel senso che è un mesmer ma il Mesmer non mi dice un granché quindi lo metto in C. Ma solo perché è un Mesmer. Perché di per sé l'idea che c'è dietro, la narrativa, il fattore che i cristalli sono sfriccicosi per un certo motivo. Ora, Weaver. Weaver. Il Weaver è uno di quei casi. Dove ti dispiace? In che senso? Mi spiego meglio in che senso? Io lo dico spesso, io ero main ele in passato e ne ho due di elementalisti, una tempest e un uh, weaver. Mi dispiace tantissimo che uh, la. Um, ...che il Weaver non abbia... ...un altro modo di essere giocato... ...se non quello che ArenaNet ha creato... ...perché secondo me rimane molto, molto, molto... Uh... ...interessante sì, ma... ...secondo me non, non è molto... ...bello... ...mettiamolo in questo modo... ...ma semplicemente perché... Volevano dare a tutti i costi una spada a una mano a, una, a questa classe. Lo hanno reso squishy come la merda. È vero che è una classe un po' complicata, quindi per essere giocato ha bisogno di un certo tipo. Ma no, non sono mai riuscito a farmelo piacere. Weaver lo trovo estremamente mecc meccanico. Meccani eh, beh, beh, non so parlare estremamente meccanico uh, si bugga di continuo con le skill è scomodo uh, non mi fa impazzire e soprattutto il più grande difetto dell'elementalista che ha in game è sempre quello è una classe egoista si può fare tutto il gioco senza di lui perché fa, fai bug a terra se ce l'hai ma se non ce l'hai e porti due guardian fai la stessa cosa quindi e magari il guardian ti mette anche Aegis e Quickness quindi non lo so. Il Weaver per questo discorso qui. seppur ne apprezzo io ne apprezzo la tematica della lore e di Sasuke, perché vi ricordo che il Weaver di GV2 nasce da Sasuke di GV1. Quindi è quantomeno interessante. Alla fine della fiera è un'elite kantiana. Però. D no perché non è un catalyst <ride> B no perché non è dimenticato C sì perché ce l'ho Asceso Ma non mi dice niente Non lo utilizzerò mai se non il roleplay Quindi sta bene lì Simpatico Caruccio Però Poco Poco, è poco frizzantino, mettiamolo in questo modo. Il tempest, paradossalmente, anche se è molto simile al, ad, al, ad altro già visto a livello tecnico al, anche al, al vanilla è comunque più interessante adesso che l'hanno modificato ora, ora scourge. Lo scourge. Lo Scorge è una di quelle classi che penso o la odi o la ami. Io sono tra. la prima categoria. Mi piace il fatto che sia un healer. Mi piace il fatto che abbia un suo modo di curare. Anche lui ha una trama molto bella che insieme a quella del Firebrand e dello Spellbreaker si crea una triade secondo me di, di lore non indifferente. L'unico difetto che ha secondo me è nel nome. Nel senso che uno Scourge come parola vuol dire Piaga. Trasformarlo quasi in un main healer quando si chiama Piaga. È vero che adesso con, eh, con Eod probabilmente diventerà solo healer. Forse perché il count di damage sarà l'Arbinger sicuramente. Non lo so. È comunque la, tecnicamente la classe di Palau a gioco. O comunque non proprio, scusate. Eh, però è, è legata a Palau a gioco questa classe a livello concettuale. Mi piace. L'ho giocato tantissimo in competitivo. Lui è il River. Da morire. Anche lui è molto rotto. Però se lo merita, secondo me perché uh, da persona che dà molta importanza anche alla narrativa la trama che c'è dietro voglio che sia molto importante e Firebrand Spellbreaker e Scourge hanno una trama non bella di più. Trama interessante ce l'ha anche Lolo Smith, secondo me, anche se devo alzare un po' le mani in questo caso. Forse non lo sapete, ma io come giocatore competitivo ero tantissimo ingegnere nel vanilla game ma da morire poi con lo scrapper che mi ha fatto cacare a spruzzo ma da morire all'inizio ho smesso di giocarlo in maniera regolare e ho scelto altre classi facendo tutti i champions e eh, titoli che potevo fare e abbandonando l'engine al suo destino l'ingegnere in Path of Fire diventa Holosmith ha una classe che si basa su una lore umana su Glint e gli Zefrite, fondamentalmente sul modo di utilizzare i cristalli e la luce e ritengo che sia una trama molto interessante per quanto riguarda questa elite spec quindi su questo punto tanta roba però c'è da dire che Ciao, questo serveci a me. Ciao. C'è da dire però che l'HoloSmith secondo me, venendo dal Main Ranger, pecca, come dire, in una semplicissima cosa. Gli hanno dato la meccanica del druido inversa. La grande meccanica decantata dell'Holosmith è la meccanica del druido, ma invertita, come quella del druido è fondamentalmente una variante di quella del necro. Quindi che dire. L'ho usato un pochettino, lo sto usando attualmente in competitive l'Holosmith. Però... Non lo so. Mi sa che lo metto in B. Proprio come il Renegade. Perché... C'ha la stessa sindrome del Renegade. L'unica differenza che c'è tra i due. Che magari rende l'Holosmith un po' più gradito. È il frangente diciamo di... Della trama. Quindi facciamo così. <ride> Holosmith è meglio di Renegade. E facciamo... Sì, sì. Facciamo una sorta di classifica. The die. The die. Il die, ragazzi, parto a mani basse. Non mi piace. Non mi piace perché l'idea di fare un cecchino è molto buona. Ma ammetto che a me piaceva da morire il tiff molto agile come il daredevil era l'unico che con un minimo riuscissi a farmi piacere la storia del d'ai è abbastanza povera non è che ha tutto questo granché quindi non lo so non lo so intanto vi faccio vedere il mio di uh, The Die giusto per farvi vedere un po' di cose bellocce è estremamente statico e questo è il suo problema a me la staticità sul tiff non piace Mm. Dici? È la classe di Puff secondo me. La... Non lo so, onestamente. Allora, ne ho apprezzato il fattore del range nuovo. Perché da, da Ranger il 1500 è apprezzato anche su altre classi. Ma ho apprezzato anche il fatto che ce l'ha limitato. Come l'ingegnere a differenza di, di farlo come il Ranger. Non lo so però, non mi fa impazzire. Cioè il, il sistema della malice, del judgment... Eh, non lo trovo proprio come dire, un'idea così, sai, coltivata, così profonda. Sarò abbastanza... Sarò abbastanza... No, così. Sarò abbastanza... Mh, molto semplice per quanto riguarda uh, questa tier list, perché penso che rimarremo su queste tre lettere. Allora, in PvP sicuramente è migliorato tanto uh, da morire perché mi ricordo che all'inizio non funzionava. Però, uh, non lo so. Non sono mai stato main tiff in PvP. Quindi, um, anzi, devo essere onesto, negli anni ho sviluppato una, una, una sorta di predilizione nel killare i tiff se riesco. Poi, poi mi fa piacere ammazzarli perché il giocatore classico di TF Proprio cliché è quello che spesso se la tira anche troppo per quanto riguarda le sue capacità o quello che fa in game e in competitive. Quindi siamo arrivati al, al Soul Beast. Ultimo ma non ultimo, il Soul Bestia. Ragazzi, Soul Beast. Non la metto S non la metto S semplicemente perché non ci ho messo nessun altro. Perché ripeto: Path of Fire è un'espansione che a molti è piaciuta, a me anche, ovviamente, non fraintendete. Ma non è quel covo d'oro che tutti vanno a decantare. Le mount sono fantastiche, la storia è bellissima. Ci sono tante cose, ma secondo me in paragone hot perde tanto su alcune cose. Quindi, sapendo questo. Non ho messo nessuna lead spec in S, perché il, in generale l'idea di Puff è quella di creare classi che sono ibride. E a me l'ibrido non... Non, non mi attira. Anche il sulbista all'inizio non mi piacque per due motivi. Era con di damage e le skill fuse con il pet erano tutte uguali un po' come oggi all'untamed quindi hanno cambiato qualcosina però che io prenda un devourer rosso o un devourer fucsia, tutto colore a caso sono uguali le skill è un po e potendosi fondere con 26.000 pet è un po si sente la differenza quindi per questo motivo, Soul Beast comunque, quando è diventato Power mi ha conquistato. Posso shottare la gente in WWW con il Maul. In PvE facevo un grande damage prima di qualche nerf di Maggio. Insomma, io metterei il Soul Beast tra le classi S, TS, A ah, scusate, e lo metterei anche tra le prime. E questa che vedete è poi la mia classifica Soul Beast, Firebrand, Scourge Spellbreaker, Olo Renegade Mirage Ah, Anzi sai cosa vi dico? Io farei questo Mirage sopra e Renegade sotto Plot twist Così di botto Ho preso sta cosa così Le classi rosse tutte all'ultimo posto Perché effettivamente il Mirage lo gioco molto più del Renegade E questo vuol dire che mi piace di più perché sono entrambi full ascesi, eh, con pezzi anche leggendari. Mm. È una classifica un po'... <ride> un po' particolare, non è proprio mega galattica, però... va bene. Secondo me va bene. Abbiamo sì, il Soul Beast, Firebrand, Scourge, Spellbreaker, Holosmith, Mirage, Renegade, Weaver, The Die. Avresti messo per prima il dettaglio eh Abbiamo gusti molto diversi Emiliano Non so eh, Sto cercando di pensare se sposterei qualcos'altro Ma l'unica cosa che forse potrei dirti Potrei spostare Renegade più in basso Ma proprio perché è quello che ho giocato meno eh. Perché poi io lo dico sempre io mi affeziono alle classi non solo perché le gioco E mi ci abituo e mi piacciono Ma anche perché magari roleplay ci faccio qualcosa di interessante. Con il D&D almeno ho un bellissimo personaggio Largos, il Renegade. Non è proprio una classe che ho in roleplay, Revenant in generale. Mentre per tutte le altre, a parte Lolo Smith, ho tutti. Ah, lo Spellbreaker anche, però ho tutti. Non lo so. Mm, penso che comunque lascerei così. L'unica cosa che mi viene in mente forse potrei davvero spostare un po' l'ele un po' più avanti. Ma solamente perché l'ele un po' se lo merita. Ma è ovvio che sono di parte, è la mia. Ma l'ho detto anche all'inizio, è palesemente di parte. Però voglio sapere la vostra. <ride> ma chi se ne importa? <ride> No, è eh... <ride> scema Però, eh... no, sto pensando Perché No, no, all in top No, non ce la posso fare Guarda, onestamente, metterei anche il Mirage Davanti a all'Holosmith Sto pensando mm. No, no, no Me la, me la tengo così, ragazzi. Perché Soul Beast è comunque ranger. Quindi penso che alla fine, dopo tanti mesi di lavoro, gli sia venuto bene. Firebrand, buonissimo, ma da nerfare. Scourge, interessante, bellino il modo in cui cura. A modo suo. Spellbreaker, lore fantastica. Holosmith sta in alto, semplicemente perché è un druido al contrario. Mirage con il rework di maggio, mi piace. Le ultime tre. Non mi interessa, non mi ricordo e non mi piace. <ride> Thanos col Firebird. Basta. Lo nerferanno poi. Per favore, toglietegli qualcosa. Perfettamente. Allora, The Dai, Due Mirage, Tre Spellbreaker. Tutti gli altri sotto a No, dai, Emiliano, così, così male eh? The Dai, mi Spellbreaker. Tra l'altro, hai preso la prima e la seconda due classi molto appunto che puntano su l'inganno e l'illusione. Quindi, vedo che abbiamo capito che stile hai giocando in PvP Spellbreaker. Eh... Vabbè, onestamente, essendo tu un giocatore comunque molto competi competitive, effettivamente hai scelto come prime tre tra le classi più utilizzate in, in PvP. Fu è funzionale, cioè nel senso ha senso. Io a parte il Renegade ho scelto il meta e per lo Spellbreaker il meta PvE, quindi in alcune cose. Hmm. Va bene. No, quello immaginavo, ha senso, anche perché devi, se sei specialmente in buon devi farti le build ascese, non è che tutti hanno Echippe che riescono escono fuori dal culo, quello lo capisco Comunque ragazzi io ho fatto un mega sbadiglio, perché si vede che sto guardando di sonno forse <coughs> Scusate Io direi di fermarmi qua, visto che è un'ora e mezza che sono in live ehm, Volevo chiacchierare un po' con voi della tartaruga, quindi grazie a tutti che siete passati? Um, Salve imprevisti entro domenica uscirà un video nuovo. Anche perché forse mi hanno posticipato l'ingresso al lavoro, credo. Ora devo sfruttare un messaggio vocale che dirà di che morte devo morire. Um, e niente. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con me, la prossima settimana riprenderò con le live perché sicuramente ArenaNet farà altre info e cose belle, video, ma la prossima settimana tocca a queste, tocca a queste qui ragazzi, a queste belle di Hot, e io sono molto curioso di quelle di Hot, perché Hot io ce l'ho nel cuore, ma tanto nel cuore, quindi... Uh, scrapper Hollosmith Holosmith. Lo scrapper probabilmente Davis. Mi piacerebbe adesso. Lo scrapper vecchio stile di Hot senza scopo. Non mi diceva niente. Sentite. Allora. Il, il druido ha la meccanica del negro. Ma il fatto che cura lo rende molto più interessante. Secondo me da healer. Cioè nel senso da. io me in curatore lo preferisco Mi piace Mettere la pace le, I colori azzurri Non so Ma mi è piaciuto se, se potete già il druido dove lo metto ragazzi Il dove lo metto Altro che S Uber in, in altissima Però il um, Hanno più carattere secondo me quelle di Hot Perché sono le prime più che altre Forse c'è anche un fattore di Sì, anche lì Davis, il, il, lo Scrapper, era stato idealizzato per Otte come tank, figuriamoci. Quindi. Ti piace questo Largos, Emiliano? Perché sta per venire in città in roleplay. <ride> ti piace? Te lo faccio conoscere, tranquillo. <ride> Te lo faccio conoscere senza problemi. Ammanate. Sta per venire, non ti preoccupare. Guardiamo un video da più vicino. Quanto cattivo. Ha fatto un bel lavoro effettivamente. Cioè sembra un Largos. E vi faccio vedere al volo la faccia che ha. Per davvero. Guardate i capelli che sembrano alghe. Un non so che di Michael Jackson No tu devi sapere che Quando è stato creato questo personaggio È stato fatto proprio per roleplay Quindi è Paradossalmente è... È Aveva tutte le armature del cazzo addosso Adesso è full leggendario Perché giustamente c'è l'armatura Però è È stato molto interessante Come è stato idealizzato Lui è un altro personaggio Ehm... Perché appunto è... è stato creato per roleplay. Ho cercato di seguire una volta che ho comprato il backpack. Eh, quanto mi è stato possibile, altre persone che hanno fatto stili di Largos in game e devo dire che è venuto bene. Devo dire che è venuto bene. Cioè, nel senso, ho scelto dei capelli particolari. Gli ho tirato le orecchie a cannone come sono molti Largos. Gli ho modificato il volo il, il volo Il volto per avere una faccia di merda È fatta apposta per non essere bello Per essere un pesce Tra l'altro in molte occasioni Questo signor Largos Che ora ha questa bellissima Questa roba leggendaria addosso Così buttata Ma mettiamogli anche gli accessori Sì Ma anche l'arpungane leggendario Tutto dai <ride> Effettivamente non ho mai parlato Della roba leggendaria che possiedo Inizialmente gli volevo mettere Elmi un po' alla alla mistero, no? Tipo così. Cioè, che non si capisce che in realtà è un pescio. Però, alla fine, l'Argos un po' il volto scoperto ce cioè l'hanno. Ho aperto la gilda, scusate. Non vedo. Ma guardiamo che bellezza la matura, me ma dai. <ride> Madonna santa, che pecionata. Purtroppo non ho l'amuleto perché li sto cominciando già a rompere. Visto che tanto a breve ArenaNet ce ne regala uno con gli accessori, con gli, gli achievement. Qui almeno abbiamo. Se riesco a farmi quello e mi faccio un altro anello di WWW Io sto a posto con tutti i personaggi medi E con i trinket di tutti Poi posso farmi le armature leggendarie Perché ho già tutti i legendary insight Delle altre due Mi mancano i gold come, come vedete Ho tipo 6 silver cioè 11 gold Quindi Adesso devo fare Nevermore Nevermore Non riesco a parlare oggi so. Sto cominciando ad addormentarmi. E si vede perché sono andato a letto alle 4 ieri notte. E qualcuno in chat deve ricordarsi che ho detto alle 4. <ride> Perché non ero solo. <ride> Mamma, ieri abbiamo esagerato effettivamente. Però ieri meritava. Ma chi Largos è cattivo? Emiliano? Ti dico semplicemente questa cosa, che è uno degli errori che ho fatto io ai tempi, però eh, vabbè ormai l'ho fatto. È il personaggio che ha tolto l'occhio attivo. Questo Largos. Quindi sì, certo che è cattivo, è un Largos. Il Largos è, è, è quella razza di GV dove penso che anche il più tranquillo è comunque un, uh, un cannibale psicodico che ti vuole sgozzare male. Quindi uh, è una razza di assassini. Sì, perché, perché pensi porti la benda? per bellezza? Ricordati questa cosa: Tio campa spesso con una roba illusoria sulla faccia. No, non ci vedo, non ho un occhio. Volevo fare il pirata grande. Considera questa cosa, Emiliano, che è molto divertente. Io ho accecato Tio in roleplay, così perché era una scelta che volevo fare. Perché era l'unico elmo, me elmo medio che mi piaceva. La benda sull'occhio. E il mio gatto, uno dei tre, è cieco da un occhio. Perché non ce l'ha più. L'abbiamo adottata proprio perché è cieco. Io sono cieco da un occhio praticamente. Quindi. Credo che Tio Meruel diffonda la sua maledizione anche nel real. Ammazza le fidanzate per sbaglio. Gli muoiono le mogli. Portagliella probabile ma diffonde il, il suo miasma malevolo anche in giro però sì, parlando di st stronzate vere in roleplay Tio utilizza un anello che fa illusioni per coprirsi l'occhio che non c'è o comunque la ferita inizia a vedere lo scherzo <ride> per coprirsi la ferita lo usa soprattutto da quando c'è la figlia perché non gli piace farsi vedere senza quello sgaro in faccia. Però. <ride> Comunque. Non è uno schema. Cioè, sono stato sfortunato, però davvero non c'entra niente. io. Più o meno. Non ho ucciso nessuno per ora. Sono bravo, sono buono. Non sono marbaggio. Tu, 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 tu. Vedi la benda Non è che sono Nick Fury eh? Tio Legolas. Se ne parlava l'altro giorno visto che sono di origine kantiana. <ride> quindi magari mi chiamo Regolas R Regoras, ma non so pronunciare la R E quindi mi chiamo Legolas. È un po' razzista effettivamente questa battuta. Me la rimangio, ragazzi, scusate. Però è divertente, ammetto che è stato un po' divertente. In cuor mio sì. Vabbè. Vabbè, ragazzi, ho aumentato di 9 minuti. <ride> ho aumentato di. Non mi piace essere razzista, no? Non. Voglio essere più inclusivo possibile perché questo mondo è troppo cattivo e bisogna volerci bene tutti tra di noi. Quindi, scusate se qualcuno si è sentito offeso dalla mia. Dalla mia battutina E che vorrei tanto essere orientale Onestamente, Di cultura di, di origine Ma in realtà Sono nato italiano Quindi dovrei essere più contento di questo Visto che molta gente vorrebbe essere come noi Magari Allora ragazzuoli Un'ora e quaranta Sono passati 10 minuti in più Che potevo dormire Anche se devo andare a scuola guida Che cazzo dico Niente vabbè ragazzuoli, noi ci vediamo. Non penso questa sera. Guardatevi alle ore 21 la live stream di arenanet su JC. Se volete qualche informazione sulla trama e sulla mappa. Se no, no se non volete vedere spoiler. Tanto, c'è poca roba sicuramente a spoilerare perché le mappe saranno desertiche. E io sto facendo due video nel frattempo, la prossima settimana sicuramente uscirà. Ora, dalla prossima settimana, io inizio a lavorare per bene. Quindi lavoro poco comunque durante la giornata. Però lavorerò per bene durante la mattina. Quindi vediamo poi che orari faccio e quando fare le live. Perché la prossima settimana, appunto, vorrei fare sicuramente la tier list dell'elite di Hot e magari anche delle, delle classi vanilla. Vediamo e parlare di altre informazioni di, di EOD. Perché sicuramente metteranno qualcosina. Ragazzi. Andate a seguirmi sui social network, Super Moroland, il nome è ancora quello. Sono su Instagram, Twitter, Facebook. Ovunque. E, e le blablazioni su JC, esattamente, parliamo anche di quello perché lì c'è tanto da dire, tanto, tanto, tanto secondo me. Però alla prossima, ragazzi, un bacione grande. Ah, mia. finalmente si può!